Ciao a tutti, raga, sono Adriano99. Ho ritrovato finalmente la maglietta di LOL. Comunque, cazzata a parte, vi volevo dire una cosa. A parte che sto ancora con il raffreddore, io i video li faccio sabato e domenica. Quindi cerco di imbottire il mio canale YouTube di sabato e di domenica. Quindi cerco di fare più video possibile. Più video possibili. Infatti, sabato sono uscito questa settimana a caricare un video. Però ne ho fatti tre. E su YouTube l'ho caricato. Adesso stamattina sto caricando un altro video su YouTube e adesso questo qua sarà il clip per il terzo video. Farò non so che fare. Mi sono finite praticamente quasi tutte le idee. Non so più che dirvi. Quindi alla fine, cioè, io non lo so. Mi chiedete di fare cose incredibili, quando poi alla fine la sigla non mi devi inventare animato una cosa nuova. Ma per favore, ma che cavolo, io non ho una fantasia infinita. Ciao a tutti raga, sono Dediano99 e sono qui nel mio quarto tutorial per mostrarvi, nella puntata precedente avete visto un po' come si è ampliata la casa, infatti come ho fatto questa stanzetta qua, solo che non vi ho fatto vedere precisamente come si fanno queste cose qua di pietra, apparentemente, e la lana colorata. Allora, prima di andare avanti, vi voglio insegnare per l'appunto queste cose, direttamente dal banco da lavoro. Come potrete notare, mi sono preso un bel po' di lana per poi poterla usare per le tinture. Allora, vi ho già insegnato come si fa, vi insegno, vi rispiego come si fabbricano le due tinture principali, cioè il rosso e il giallo. La tintura rossa si ricava dai fiori rossi quando li si raccoglie. Per adesso ne prendo solamente due. E quella gialla si ricava dai fiori gialli. Ecco qua. Allora, per poterle fabbricare, le dovrete mettere nel banco da lavoro, cioè nella fabbricazione, uscirà il rosso di rosa, che è la tintura per i fiori rossi rosa, cioè rossa. Rossa. Da dove se ne hanno due per ogni fiore. Poi c'è quella gialla, dove si ha il giallo dente di leone. E se ne hanno, vabbè, sempre due. Per poter fabbricare la tintura arancione, dovrete prendere la tintura giallo di leone e il rosso di rosa, che mischiate insieme in una qualsiasi combinazione del banco da lavoro, otterrete la tintura arancione. Passiamo per adesso alle altre tinture, che sono sempre un po' principali, che però vi serviranno di più di queste tre. Una è quella del cactus, che quando si prende il cactus. No, vado. Prendiamoci le canne da zucchero. Che dal cactus si ricava un altro tipo di tintura. Però non si ricava semplicemente fabbricandola. Questa volta infatti è un po' più complesso. Si ricava, finalmente la pietra ha finito di cuocere. Si ricava mettendola a cuocere. Aspettiamo che fabbrica almeno il primo. Ma dai, ma chi se ne frega? Andiamo sul banco da lavoro e fabbrichiamo lo zucchero.
10 di zucchero. Lo zucchero mi pare che serva anche questo, sia da lubrificante che da colorante. Vabbè, no, credo di no. Scusate. Ecco, si ha dal coso là il verde cactus. Vabbè. Vi volevo, vabbè, far vedere come si fabbricano le lastre, però prima devo farvi vedere come si applica le varie tinture alla lana. Allora, qua c'è quella arancione, quella rossa, quella verde, verde scuro, quella gialla, e io per il momento posso fare solo queste. Questa è argilla. Mi ero fatto il blocco, mi ero dimenticato di rompere. Dall'argilla, vabbè, ve lo spiego nella prossima puntata o anche adesso. No, non si ha niente. Un'altra tintura molto importante che è necessario conoscere. Vi sto dicendo solamente le tinture basi. E quella lì di calamaro. Infatti il calamaro ti dà la sacca di inchiostro che serve per fare la lana nera. Maledetto lag. Ok. Mi ha dato la sacca di inchiostro. Eccomi qua. Allora, adesso abbiamo due sacche di inchiostro, di cui una la uso per fare la lana nera e l'altra questo non ottengo niente, uffa. False aspettative. Mi sa proprio che dovrò andare a prendere da dei mostri, quindi aspettiamo la notte. Eccomi qua. Ho avuto la fortuna di trovare, sono andato un po' in miniera perché per farvi vedere altre tinture, i lapislazzuli e la farina d'ossa. La farina d'ossa serve per rendere. No. Come vedete la tintura grigia. Se io faccio così. Ecco qua, questo vi volevo spiegare. Se io faccio così, ottengo la tintura grigia. Se ne metto due di farina d'ossa, ottengo tre di tintura grigio chiaro. A noi per adesso ci serve la tintura grigia. Vabbè, un'altra volta vi farò vedere come si fa la tintura grigio chiaro. Così me la prende. No, non me la prende. E facciamoci con quello che ci rimane la lana grigia. Invece i lapislazzuli è sempre una tintura dove si potrà ottenere la lana blu. La lana blu come la adoro, mi piace come bella colorata, bella colorata, colorata. È questo qua. Adesso andiamo a sistemare il nostro tappeto. Naturalmente non rimarrà qua. Poi lo sposteremo, lo faremo. Come stavo dicendo, lo sposteremo e lo faremo tutto quanto di un altro stile. E cominciamo già a metterci qualche cubettino. Inoltre c'è anche la tintura marrone, che è la tintura del sarebbe il cacao, che lo potete trovare nella Minecraft 1.3.2, per l'appunto quella l'ultima, che quando magari qualcuno vedrà il mio video, magari chissà, ci sarà già la 1.3.5, qualche cosa del genere. Poi vabbè c'è anche quella viola. Metto mettiamola così. Ecco così, la metto così, la metto così. Adesso veramente non so come farlo. Per
Però più in là lo aggiusterò, perché naturalmente non rimarrà così. Se avessi avuto un'altra sacca di inchiostro, mi sarei potuto fare il coso grigio chiaro e quindi avrei potuto fare un'altra cosa della gradazione. Io naturalmente però sono testardo, quindi adesso ho appena finito di uccidere un calamaro e gli ho preso... tre sacche di inchiostro! Mano fortunata! Allora, fabbrichiamoci quella... Scusate. Quella grigio chiaro. Mettiamo la lana, quella grigio chiaro. Eccola qua. Dove la metto? Dove la metto? La metto qui. Allora. Mi è rimasto un altro po' di lana. Li metto la sacca di inchiostro e mi faccio la lana nera. No, è brutto. Mettiamo la legna per adesso. Adesso naturalmente il tappeto è una cacata, non è neanche un tappeto, quindi questo è quello. Adesso dobbiamo fare, vi voglio insegnare come si fanno le lastre. Allora, per poter fare la lastra di pietra, prima di tutto dovete cuocere il pietrisco per trasformarla in pietra. Poi dovete metterlo, così si fa la pedana a pressione, che si mette davanti alle porte o davanti a qualsiasi meccanismo a pietra rossa o che qualsiasi sia, e si attiverà la pedana a pressione. Potete essere sia una pedana a pressione di pietra, sia una pedana a pressione di legno. L'unica differenza è che quando la pedana a pressione di legno ci butti un oggetto, con il Q, si attiva, mentre con la di pietra no. Invece mettendone 3 in orizzontale si ha la lastra di pietra. La stessa cosa con il legno. Se hai lastre di legno diabete, perché poi naturalmente ci sono anche quelle degli altri tipi. E non è finita qui perché naturalmente ci sono anche quelle d'arenaria, come qualcuno già dovrebbe conoscere. Quindi prendiamoci della sabbia. E già che ci sono, vi insegno come si fanno i blocchi d'arenaria. Ecco qua, ho preso la sabbia, mettendola in questa posizione la sabbia si ha l'arenaria, ho bisogno di tutto quanto di arenaria, se no non me lo legge, e poi bisognerà metterli in questa posizione, si hanno 6 di lastre di arenaria, sono riuscito a farlo proprio precisamente. Le lastre le potete usare in diversi modi, tra cui come per esempio anche decorazione. Vi faccio un esempio così. Lo fanculo mi è finita. Vabbè, dai. Distruggo questa. E la potete mettere in modalità tipo così. E le lastre d'arenaria sono la metà dei blocchi, anche quelle là. Mi è finito. La potete usare anche come decorazione. Naturalmente non ci sono solo questi tre tipi di lastre, ma stanno anche le lastre di mattoni di pietra che vi spiegherò successivamente e che adesso è già un po' più avanzato per i livelli in cui ci siamo ancora stiamo ancora dentro. Questo lo metto qua. Questo lo metto qua. Questo lo metto qua. Questo lo metto qua. Bene, di un'arte moderna molto cagosa, però dai, carino. Bene, se vi siete annoiati mettete mi piace al video. Se vi siete divertiti mettete mi piace al video. Se non vi è piaciuto mettete mi piace. Se vi è piaciuto mettete mi piace.
Qualsiasi emozione voi avrete provato vedendo questo video, o anche qualsiasi emozione non abbiate provato vedendo questo video, mettete mi piace. Per questa volta è tutto, ricapitolando, vi ho fatto vedere come si fanno le tinture principali, le lastre principali. Questo è tutto, ciao a tutti da DDR99.